che scarpette! Ale, Ale! Come state, ragazzi? The show? Tra poco faremo il vero show, cari ragazzi. Ecco. Noi non vediamo nulla, comunque. Eh? Non si vede nulla. Ma mi dovete ascoltare. Mi sentite, eh? Cosa? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Allora, lo dico ai concorrenti Stefano e Francesco, non dovete mimare, vi è stato mimare. Dovete dire un solo indizio alla volta. Loro dovranno indovinare la parola giusta, perché se prenderanno la parola pericolosa verranno sparati. Tre errori e siete fuori, e quindi il vostro concorrente eliminato. Mi raccomando, Però lo dico, cioè, con più gentilezza sparati, perché se ce ne siamo comunque con tre cannoni davanti alla faccia. Ale, non ce ne frega niente. Allora, le prime due parole ce le presenta il grande, immenso Giancarlo Magalli. Attenti allora, la parola da indovinare è balera. La parola pericolosa è liscio. Naturalmente le due parole le avete sentite solo voi da casa, perché, e noi no, perché sarebbe già finito il gioco, ecco. Allora, grazie. Stefano, Francesco. Ok, mi raccomando, un solo indizio. Che ansia. Vai, Stefano. Stefano, non mi sembri molto intelligente, cerca di applicarti, eh. Provo. Mettilo a suo agio, mi raccomando. No, che io non sono a mio agio, non lui. Vai. Mazzurca. Scusami, ma che... Ma se lui indovina, sparano a me? Certo. Ah. Allora, mazzurca. Non so cos'è la mazzurca, cos'è? Ma no. Cioè, non voglio girarci intorno. La mazzurca, periferia. So cos'è, ma come faccio a collegare? Tanti pensieri, tanta allegria. Ci basta un rito per farci sognare. Prendi la barca e balla con me. Questo. Oh, questa non è la mazzurca. Non lo so, mamma mia. Non ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Per me è la cipolla. Non la so. No! Non siamo in un villaggio turistico. Indizio per Alessandro. Ok. Non dovrei. Galera. Come galera? Ma la parola è la stessa? Sì. È un indizio che ha dato a te, no, Alessandro. No, ho capito, ma mazzurca e galera. Ma saremo quattro rimbambiti, la parola è la stessa. È la stessa parola che ho capito, indovina. Ma cos'è che collega ognuno mazzurca? Ognuno la fa come vuole. Mazzurca e galera. Che ne so, è tocca a te. C'è galera. Aspettate, è che i cannoni mi confondono. Ma galera o balera? Galera, credo. Sì, galera. Pippo Baudo, no, no, non lo so. Ma perché? Ma è venuto Pippo. Ma sei difficile. No! Allora, Stefano. Tendone. Tendone mazzurca. Non lo so, ragazzi, vi giuro. 5. Non c'è un indizio? 4, 3, 2. Carcerato. No. Non lo so. Francesco. Ballo. Abbiamo già mazzurca, mi dici ballo. In galera cosa ballano in galera, Francesco? Che galere frequenti, Francesco? 5. Qua qua. È molto interessante, è molto interessante. È molto interessante che cosa viene nella vostra testolina di youtuber. Sono attratta io da questa vostro modo di pensare che mi porta nell'iperspazio. Stefano. Orchestrina. Pensa ai tuoi, orchestrina, mazurka. E cosa mi hai detto prima? Tendone, orchestrina, tendone. Ma vi giuro, cioè, sarò facendo la figura del rimbambito, ma vi giuro non mi viene in mente nulla. 5, 4, 3. Violino. Violino. Francesco, può durare tutta la vita. Mi sa che il rischio è questo, perché va siamo... Bene, va dai, bene. Francesco. Siamo qua per tutta la vita. Ti stupisco. Vai. Vai. Balena. Balena? Balena, Pinocchio. 2, 1. Balena e Pinocchio, che cosa ridi? Anziani. Beh, okay. Ma quello l'avevamo già capito. C'ero. Su mazzurca, cioè. Allora viene Valera. Proviamo! Mi ha suggerito. Mi ha suggerito. Ma scusa, ma carcere! Cosa c'entra il carcere? Ascolta me.
Molto bene. Scusa Francesco. Ma galera. Da quale neurone può venirti fuori galera? Cosa c'entra con balena? Beh, perché balena unisci le parole. Ma che non è questo il gioco? Hai sbagliato il gioco, Francesco. Io ci ho provato. Vabbè, vabbè, dobbiamo tenere tutte e due conto solo di Stefano. Esatto, Ale ha vinto. Ale ha perso. Uno dei show ha vinto, un altro dei show ha perso. Sono paura di mettermela io. Immagina la schifezza che uscirà da lì. Ecco, è il momento. Ale al pesto! Ale è bellissimo! Sa di melanzane! Youtuber al pesto! Andiamo avanti, sì, esatto. Le prossime due parole ce le presenta Paolo Kessisoglu di quelli che è il calcio. La parola da indovinare è slip e la parola pericolosa è boxer. Lo slip è di sinistra, il boxer è di destra. Grazie Paolo! Naturalmente sempre l'avete sentito solo a casa. Qui ci sono gli indizi. Ecco qua. Parte Francesco. Vai Francesco. Intimo. Perizoma. No. Stefano. Beh, intimo. Buon gustaio. Grazie. Mutanda. Reggiseno. No. No. Francesco. Uomo. Beh, anche gli uomini mettono il perizoma, cosa vorresti dire, scusa? Certo. Lo slippino che usa Mauri quando gioca non è che è tanto diverso. No. Slip. Sì! È pareggio! La parola da indovinare era slip. La parola pericolosa era boxer. Ma che la stavo per... Vabbè, l'avrei detta dopo questa qua. Ma per quello che l'ho detta. Sì, infatti sono stato... Pareggio, pareggio e quindi pareggiamo! Che reazione maschia! Ma fa schifissimo, Simo, ragazzi! Simo, ma hai visto? Ma cosa prendi in giro? Ma ti hai fatto il vomitino? Ragazzi di oggi! I millennial, questi millennials. Allora, bene, 1-1, è però una partita molto combattuta. Si fa piacere. Allora, bravo Francesco. Le prossime due parole ce le presenta il professor Alessandro Carnevale del collegio. La parola da indovinare è guanti. La parola pericolosa è mani. È veramente una partita meravigliosa. Allora, come vedere due cavalli zoppi che corrono. Ale, parte Stefano, stai molto attento perché mi sembri sveglissimo su questo. Vai, Ale. Plastica. Bottiglia. No, Francesco. Covid. Che già secca. È vero. Un po' sì. Ma che cazzo? Mascherina. No. Stefano. Ale. Pronto, ci sono, dimmi. Toccare. Plastica, toccare. No, aspetta, dai, plastica, toccare. Guanti! Grazie! Sì! La dedico a te. Non è che ha le risposte nel reggiseno, Alessio? Bravo, Ale!
molto combattuta, sai? Vero Alessandro? Specialmente più nulla. Ma poi arriva il lievito? Lo stai morendo, io non vedo nulla. Va che fa bene. Grazie Francesco. Tutto per te. Penso che ci sia la ola in questo momento di tutte le vittime delle vostre candid camere, cari ragazzi. Salutiamo. Bene, bene. Ma adesso andiamo avanti perché mi piace moltissimo questa... Allora, Francesco, se sbagli vai a casa. Però, per gli errori, Alessandro con Stefano potrebbero anche pareggiare. Chi lo sa, chi lo sa. Andiamo a sentire quali sono le due parole dalla bocca di Mia Cerandi, quelli che è il calcio. La parola da indovinare è... telenovela. La parola pericolosa è soap opera. Grazie Mia, ecco qui gli indizi. Mi raccomando, Francesco, perché Alessandro ha rischio eliminazione e anche tu. Vai, Francesco. Allora, la indovino con una. E mi sa che è difficile questa, È pericolosa. Serie TV. Beh, sei stato molto specifico, ti ringrazio. Serie TV. Mica indovinavi con una. No, aspetta, devo adesso la indovino con una. 5, 4, 3, 2, spara. Un medico in famiglia. Ma ti serve una parola, un medico in famiglia? È una bellissima serie TV, mi ricorda la mia infanzia e volevo condividere. Va bene. Vai schifo! Ale! Mamma mia! Ma Stefano, se la zecco tipo. Cioè, passi a. Eh? Dai. Quindi concentrati. Beautiful! Sitcom! Ma cosa? No! Ce l'ho! Francesco! Spagnola! Come cazzo. No, ma. Ce l'ho! Anch'io credo! Ce l'ho! Il segreto! Il segreto sono due parole! Stefano! Lo so! Televisione! Beh, ma ho detto serie TV, vabbè. Sono forti, Sì, sono fan cagare, cioè, nel senso... 3, 2, 1... Francesco! Ok. Che parola è? Che mi vedi in difficoltà io, veramente? Pirandello! Come? Pirandello! 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 Vuoi arrivare? È rimasto di gesso. No, perché nel senso... Francesco, posso dire una cosa? Posa il fiasco. Comunque, andiamo avanti. Mamma mia, ma Pirandello c'entra o è come balena? Cioè, no, per devo trovare una rima con Pirandello? Oh, sveglia, ti aiuta! No, ma per capire, perché... La domanda non è stupida, cioè... Vabbè, Pirandello... Allora, soap opera. Oh! No! Sì! Hai vinto? Sì! Allora, Francesco è eliminato, Alessandro hai perso, Ale hai vinto, Stefano passa la sedia musicale! Ma scusate! Ma cos'è? Poi sparate in canale, siediti per favore! Io direi che puoi star lì per festeggiare che hai fatto promuovere Stefano alla sedia musicale! Grande Ale! Venite ad abbracciarci! No! Guarda che è buono, Omar! Un abbraccino, come vai? Mamma mia! Vieni, no? Giuliana, mica mia! Fermala! Ma mi sento in colpa! Vai, abbracciamola! Dai, Giuliana, con calma!